scorso, oggi quello che ha bloccato il risultato. Sì, diciamo, sono contento del gol, ma soprattutto comunque sono contento che abbiamo portato a casa 3 punti, perché è importante continuare la striscia positiva che ormai era un po' di giornate che andava avanti, e sapevamo che questa non era una partita facile, perché comunque loro attraversavano un momento non facile, volevano tirarsi fuori, e comunque c'erano i presupposti per far bene, però la partita non era facile, quindi meno è andata bene che abbiamo portato a casa 3 punti. Lo racconti un attimo quel gol, noi l'abbiamo visto. Ma c'è stato il calcio d'angolo che è arrivato sul primo palo, inizialmente l'ho semplicemente toccata, poi c'è stata una ribattuta, la palla è arrivata a Gazzi che me l'ha passata, io ho stoppato e ho tirato subito, è andata bene che il palo poi l'ha buttata dentro. Senti, era la tua prima della seconda volta, quindi veramente motivazioni sempre tante, però la voglia anche di dire sono tornato per dare una mano importante. Sì, no, io la voglia era tanta, perché comunque venivo da 6 mesi in cui le presenze erano state davvero, davvero poche, quindi avevo tanta voglia di rifarmi, tanta voglia di dare il mio contributo alla squadra, e sono contento che in questa partita ci sono riuscito. Squadra che ha, come diceva anche prima il mister, sofferto ovviamente nel primo quarto d'ora, all'inizio della ripresa, un quarto d'ora, però probabilmente bisogna anche andare a riposo con... Sì, sicuramente al primo tempo abbiamo sbagliato 2 o 3 situazioni in cui potevamo magari fare meglio, e secondo tempo loro sono entrati molto, molto bene, molto forti, infatti abbiamo passato i primi 10-15 minuti dove abbiamo sofferto, però abbiamo dimostrato un'altra volta che comunque nonostante le difficoltà siamo capaci anche di soffrire e di ripartire quando dobbiamo, e poi si è visto che siamo riusciti in una ripartenza a fare il gol del 2-0.